Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Per la serie Quarantena con stile, oggi passiamo alle unghiette. Come avete letto dal titolo, cercherò di farmi le unghie da sola. In realtà non so se lo sapete, ma io ho studiato come estetista, lavorato come estetista per 2-3 anni e mi mettevano quasi sempre a fare le unghie perché sono una precisina patologica. Quindi questo mi aiuta sicuramente in questo mestiere. Non ho mai fatto corsi d'odontotecnica, metto le mani avanti, quindi tutto quello che vedrete è frutto di anni comunque di ricostruzione da ragazze che lo fanno di mestiere, quindi io rubo sempre con gli occhi un po' appunto di quello che mi hanno insegnato a scuola e un po' di lavoro sul campo, chiamiamolo così. Quindi spero mi uscirà qualcosa di decente. Oggi con voi farò la mano sinistra. Domani poi da sola perché ragazzi so già che ci metterò gli anni. Farò l'altra mano. Questa è la situazione di partenza. Sono stra mega lunghissime, quindi l'andrò sicuramente ad accorciare. L'altra volta avevo fatto un baby boomer. Da questa parte è celeste e da quest'altra è, come vedete, lilla. Però andremo a smontare questa qui oggi. E in realtà non so ancora bene come farle. Cioè volevo improvvisare un French inverso, ma non so se riesco. Quindi vedremo. Intanto, primo passaggio fondamentalissimo è andarle a smontare. Io sono fortunata perché ho tutte le cose per appunto fare le unghie a casa, quindi non ho dovuto comprare, ordinare nulla. Vi dico subito che la maggior parte delle cose le ho prese da Passione Unghie, le lampade da Amazon, e in realtà basta, poi vabbè, tante cose le ho accumulate nel corso degli anni, un po' l'ho presa in fiera, bla 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 bla. Comunque, vi faccio anche fare un piccolo giro della mia postazione unghie. Detto ciò, andiamo. Allora, questo è il mio banchetto aspiratore, questa qui è la lampada, se vi interessa, di questo marchio qui, un po' sporchino, ma cioè sostanzialmente è tutto gel, vedete, si è un po' incrostatino. Luce di Ikea, questa qui fatta così, e poi i cassettini, anche questo di Ikea in realtà, è il tavolo con le gambe, e poi qui c'è la cassettiera Alex, tutta sporca pure questa, e qui sopra ci ho messo un po' di prodottini, tutte le basi, vari primer, spazzolina, questi sono i colori in pottino. E le basi tipo camouflage. Poi qui invece ci sono i semi permanenti colore più base, anche se ne manca una, non so dove sia, ma la troveremo. Qui ci sono tutte le tip con i colori e qui tutti gli attrezzini. Qui invece è caotico, mascherine, cartine, i pad di cotone. Questo qui è il cleanser e questo è quello per disinfettare e pulire anche le mani prima di iniziare. La fresa, questa qui l'avevo presa, ma in realtà non mi ricordo più dove l'avevo presa. Forse sempre su Amazon, ma non c'è la marca, mi pare. A meno che non sia Mercedes 3000, non lo so. Mentre le punte le prendo su Passione Unghie, in questo caso ci ho messo questa qui cilindrica. Poi qui sotto reparto decorazioni e tip che a Barba non si usano più. Lì tutti gli sbaroschini, accessori, praline, glitter, lime nuove, eccetera. Qui sotto in realtà non c'entra niente, ma ci sono gli smalti, quelli classici, insomma. Allora vi metterò qua, almeno avrete questa visione fantastica di me, sfattissima. Allora prendiamo un guanto, lo metto alla mano che oggi non devo fare. Allora, adesso accendo l'aspiratore e la fresa, quindi non mi sentirete probabilmente con qua da smontare tutto. Come vedete l'ho appiattita. Il problema di aver fatto il baby boomer è che il colore sta qui, quindi non posso andare troppo con la fresa. Ecco, mi ero scordata di prendere le lime e i pennellini. Ok, adesso prendo una lima, questa è 150 e mi tolgo il residuo. Vado anche sulla parte dell'unghia dove non c'è il gel, così me la preparo. Ok, una volta tolto tutto il colore, spero si veda con sta luce che ce l'ho puntata qui sopra. Adesso io personalmente faccio subito la forma perché mi dà fastidio vederla così e farci la bombatura e tutto quanto. Anche se vi ho detto che avrei voluto fare il French inverso, quindi boh, ci proviamo. Praticamente ho dovuto togliere tutto il gel che c'era sopra, quindi è come se la mia unghia fosse totalmente scoperta e devo rifare tutto da capo in sostanza. E vado a fare la forma a mandorla, che mi piace, però la devo accorciare tanto. L'importante quando fate la forma è guardarla da tutte le angolazioni, di fronte a voi,
girandola così, soprattutto vedere la parte sotto se è abbastanza dritta. Allora, una volta che ho accorciato tutte le unghie, gli ho dato la forma che mi piace e che le ho limate sopra, leggere leggere perché altrimenti vi bucate, vi fate male eccetera, anzi se siete alle prime armi evitate la fresa. Adesso sempre con questa punta, perché adatta anche al giro cuticole, mi vado a pulire appunto intorno all'unghia, sempre molto lentamente, potenza bassa bassa bassa, giusto per pulirmi un po', anche se già ho pulito prima con la tronchesena. Una volta che ho preparato tutte le unghie, io utilizzo questi primer qui, come vi ho detto, di passione unghie. Quindi prima il Night Prep, che sarebbe il deidratante, che va a sgrassare bene le unghie, e poi il primer. Tra l'altro questo qua è anche antimicosi, poco poco. Ora vado con la base, io utilizzo la Smart Off Base, che è quella un po' più classica. Ho anche la base HD, ma questa la uso nei semi permanenti, quando magari ho un'unghia un pochino più fragile. Quindi applico uno stratino leggero. Questi sono comodi perché, vedete, sono fatti tutti tipo smalto. Poi vado in lampada, vedete si è accesa la lucetta, lo metto a 30 secondi come c'è scritto qua. Ora lo vado a sgrassare. Tutto sta nel vedere se ho il camouflage builder, perché serve quello lì per poi fare il muretto. In realtà questo qui pesca, non mi ricordo se era buono per fare questo genere di lavoro. Sì, forse sì. Vedete, è fatto in questo modo ed è tipo super super thick, quindi super duro come prodotto. Voglio fare questa prova perché è un sacco di tempo che non mi faccio le unghie da sola, specialmente il French inverso, che non è una passeggiata. Allora, praticamente come si fa? L'attaccatura di solito si tende a farla più sfumata perché è più naturale, quindi non si porta proprio tutto il prodotto verso le cuticole, chiamiamole così, e si cerca di fare una forma più simile possibile al French già accennata, così dopo la limatura è più semplice. Il problema è che a me piacciono con un sacco di sorriso, si dice, quindi devo stare attenta a non fare i laterali troppo attaccati. Allora, vi ho messo qua per farvi capire, questo è più o meno quello che intendo io, anche se è molto molto complicato. Una cosa che si può fare in questi casi per facilitare un po', pulisco il pennello e perfeziono un po', vado a pulire la lunetta. Poi, una volta che ho fatto una forma che più o meno mi aggrada, vado subito in lampada. Eccoci qua. Credo vi terrò qua, almeno riuscite a vedere. Allora, una volta che ho fatto ciò, che ho la mia base, riprendo la lima e vado tutta intorno al muretto che mi sono costruita, che in teoria doveva essere più alto, ma ripeto, con questo costruttore è impossibile perché cola tutto il prodotto. Ok, credo lo possiate vedere abbastanza. Vedete, ho limato questa parte in modo che ci sia tutta questa, la parte trasparente dove si possono fare cose. Credo che lo farò nero sfumato con i glitterini lilla. Tra l'altro questi sono extra belli. Come si fa per fare un French sfumato? Prendiamo il colore, poi prendo un pennello di questi fini 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 e seguo la forma del mio French. Quindi questa sarà proprio la forma che gli andrò a dare. Come vedete, il nero più intenso deve stare dove c'è lo smile del French, il resto deve venire più sfumato. Comunque piano piano mi aiuto col pennellino. Vedete cosa intendo con il sorriso del French? Che io lo faccio bello alto, che arriva qua. Quindi questa per ora lo metto già nel fornetto e poi tanto dopo posso sempre ripassarla. Spero che venga qualcosa di decente. Vi dico anche che non ho mai fatto questa tecnica, quindi prima il colore e poi brillantini sfumandoli così, quindi è un esperimento anche per me. Ora, una volta che ho fatto tutte le unghie in questo modo, ok ragazzi, qua si procede, sto ripassando ancora l'ultima unghia, più vado avanti e più mi rendo conto
che questa scelta è stata sicuramente errata da un punto di vista logistico, però spero mi daranno poi tanta soddisfazione. Ok, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ora prendo questo gel qui, che sarebbe un costruttore, ma lo uso sempre per le decorazioni perché è extra extra liquido. Prendo poco 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 prodotto, lo passo sulla base dove non ho messo il nero. Ora prendiamo il glitter così. Adesso lo vado a mettere nel fornetto. Ora prendo quest'altro costruttore e vado a fare la bombatura. Allora, questo è il risultato dopo aver limato la bombatura. Diciamo che sono abbastanza soddisfatta. A parte in alcune unghie che, come voleva si dimostrare, vedete, mi si è un po' cancellato il nero perché era troppo in rilievo e non era sotto al muretto. Chiamiamolo così, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. E poi vado con il top coat, chiamiamolo così. Io utilizzo l'ultra gloss. Prima lo metto su queste quattro dita, poi lo metto sul pollice. Questo lo tengo almeno 60 secondi in lampada per l'ultima volta. Questo intanto è il casino che si è andato a creare. Neanche troppo, dai, sono stata brava. Però vedete, una cosa che non ho cronometrato quanto ci ho messo. Mia madre dice che erano le 6. Ora contate che sono le 8:20. Come dicevo, 2 ore più o meno. Finisco il pollicione e poi vi faccio vedere il risultato finale, che poi lo commentiamo insieme. Ok, ragazzi, questo è il risultato finale. Ditemi come vi sembrano secondo voi. Prima volta esperimento con il French inverso decorato, che comunque non mi sembra venuto male quella parte lì. Le avrei preferite con un French un po' meno largo e più, sì, sorridente, però non sono riuscita. Poi un po' mi si è cancellato con la limatura. Però dai, di bombatura ci siamo, direi. Prossimamente lavoreremo sui dettagli. Il pollice, ve lo dico, mi fa proprio cagare. Cioè, qui manca un pezzo di bombatura. Guardate, se non le tolgo subito è per compassione, perché proprio non sono soddisfattissima, anzi. Poi non ho messo l'olietto per le cuticole, vabbè. Dopo lo faccio. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare. Penso che l'altra mano verrà fatta normale, andrò in giro con due mani diverse, chi se ne è, perché non ce la faccio. Faccio vedere anche il dettaglio. No, dai, la parte sfumature e brillantini mi piace. Quindi eccoci giunti alla fine. Comunque spero questo video vi abbia intrattenuti, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere appunto il risultato se vi piace o meno. E niente, vi mando un bacino e noi ci vediamo presto.